Ciao amico o amica di YouTube, io sono Nassica e in questo video farò un'introduzione alla pittura con acquarello. Allora, iniziamo subito. Come iniziare? Sposto la telecamera adesso, quindi ci vediamo presto. Eccomi qui. Adesso faccio un'introduzione sui colori, dopo farò un'introduzione sui fogli, poi sui pennelli e qualche altro oggetto che vi potrà tornare utile, qualche altro strumento per realizzare tanti acquarelli. Allora, iniziamo con i colori. Questi sono i tubetti e questi invece sono i pannetti. Allora, io solitamente acquisto i tubetti e carico i pannetti perché si possono ricaricare. Questa è una cosa che io all'inizio non sapevo. Infatti, se vedete qui, spero che si veda bene, ecco, sono tutti, insomma, sono io che ho riempito i pannetti. Ovviamente i pannetti li vendono già pronti anche nelle confezioni, però consiglio, se vuoi lavorare tanto, di comprare i tubi soltanto per un fattore economico, perché ti viene poi a costare di meno acquistare dei tubi piuttosto che dei pannetti. Ma questo, ripeto, dipende quanto vuoi disegnare e dipingere. Io inizialmente, quando avevo iniziato tanti anni fa con l'acquarella, avevo iniziato con una piccola confezione della Cotman di 12. La Cotman è una marca per studenti della Winsor & Newton. Perché? Perché, essendo appunto studentessa e non avendo tanto budget, la mia professoressa all'epoca mi aveva consigliato che quella confezione per iniziare è andato bene. Però poi col tempo, siccome dipingo sempre di più con gli acquarelli, ho iniziato a aumentare la mia collezione, diciamo. Poi io preferisco acquistare. Vi faccio vedere adesso un'altra confezione di acquarelli, le confezioni metalliche per i pannetti. Perché metalliche? Perché, come vedete, siete voi liberi di, ecco, aggiungere, togliere i pennetti. Anche sempre la Cotman vende le confezioni di questo genere, che poi sono comode perché per molti, non so se si vede, ecco, ci sta il cosetto. Ecco qua, così ci sono molti pittori che amano, ecco, tenerlo per, ecco, così. E qui poi diventa una specie di palette. Io preferisco usare le palette a parte, separate, che è un altro strumento importante, essenziale, poi vedrete perché. Comunque, io consiglio magari di acquistare una confezione da 12 di questo genere e poi magari caricate voi se volete aggiungere dei colori. Queste sono scelte personali. Ci sono persone che preferiscono invece usare solo i tubetti e poi riempiono la palette con l'acqua. Ecco, quindi sono scelte. Perché mostro diverse marche? Perché facciamo delle piccole comparazioni adesso. Allora, questa è la Winsor & Newton, vi faccio vedere. Artist, perché Artist? Perché è una serie fatta per artisti. Spero che si veda bene, ecco qua. Abbiate pazienza, non ho un cameraman, quindi devo arrangiarmi un pochino da sola. Spero che abbiate pazienza. E qui è Cotman e qui è Artist. Qual è la differenza tra i due? Cotman, appunto, è sempre della Winsor & Newton, però è formato studenti. Perché? Perché ha meno pigmento, quindi costa di meno, costa quasi la metà, se non, questo costa il doppio. Poi dipende dai colori, alcuni colori costano più degli altri, non chiedetemi perché, forse dipende dal pigmento. Comunque, vabbè, questa è la versione artisti, questa è la versione studenti. Molti dicono che è meglio iniziare anche con la serie d'artisti perché ha una pigmentazione superiore,
e quindi darà dei maggiori risultati. Io devo dire la verità, mi sono trovata molto bene anche con la Cotman e anche con un'altra, ecco, questo vi faccio vedere, un'altra versione studenti è la Van Gogh. Sono tutte e due della Royal Talents, Rembrandt per gli artisti, Van Gogh per gli studenti. Io mi sono trovata bene con entrambi, ovviamente la Rembrandt fa dei colori eccezionali, ma ecco la Van Gogh pure. Quindi ecco, dipende poi dal budget. Molti vi consiglieranno, ripeto, soprattutto i pittori professionisti, di usare sempre la qualità artisti. Io dico che l'importante è usare, insomma, una buona qualità. Nel caso di, ripeto, Van Gogh, li favo buoni. Insomma, la Van Gogh, per quello che volevo dire è questo, che per essere serie studenti fa veramente dei colori eccezionali, quindi se non hai un grande budget magari puoi iniziare con questo o con la Cotman. E cosa volevo fare vedere? Poi un'altra cosa volevo spiegare, quali colori acquistare se non compri appunto le confezioni pronte. Magari non hai, io non so adesso se tu hai una confezione o no. Se vuoi iniziare da zero e vuoi una lista iniziale dei colori, quelli che consiglio io sono i consigli. Allora, i gialli, aureolina. Abbiate pazienza che devo sempre regolare io, ecco qua, manualmente, perché ecco, aureolina e un giallo tipo limone, un giallo permanente. Ecco, in molte confezioni, in tutte anzi, penso, in tutte le confezioni includeranno un giallo. Che si chiama, adesso vi faccio vedere che tipo di giallo faccio prima, l'ocra, eccolo qua. Io pure acquistai l'ocra perché pensavo che era un colore importante, però mi sono resa conto che lo uso pochissimo. Perché c'è un colore molto simile al giallo d'ocra, ossia la terra di Siena. Qual è la differenza? Che sono molto simili, che la terra di Siena è un colore trasparente. L'acquarello è un medium pittorico trasparente, si differenzia da altri medium pittorici proprio per la sua trasparenza. Quindi che significa? Che si lavora con la luce. Spesso, ecco, chi viene dall'olio o dall'acrilico inizia dallo scuro, diciamo, mentre nell'acquarello si va in chiaro, nel senso che si inizia con la luce e piano piano si va, ecco, a tracciare i dettagli, ma di questo ne parleremo più avanti quando inizierò a fare la dimostrazione. Comunque, il giallo d'ocra è molto complicato da gestire e dà poca trasparenza, quindi a me non piace. Sono scelte. Adesso ti faccio vedere un esempio di cosa significa trasparenza, soltanto un esempio. Io, questo è un disegno di mia fantasia, dovrebbe essere una fenice, mi tocca metterlo in orizzontale per farlo vedere meglio. Comunque, ecco. Vedete qui la trasparenza, questo era il discorso che volevo fare. Ecco, anche qua. È una tecnica che lavorata con leggerezza e con trasparenza, come ho detto già prima. E posso mostrare poi altri lavori più avanti. Comunque, continuiamo a. Ecco, adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Così faccio vedere la comparazione appunto con il guazzo. Il guazzo, che sarebbe tempera, ecco, vedete, nella. Ecco, qui c'è meno trasparenza. Adesso, così rendiamo l'idea un pochino più chiara di come significa la trasparenza dell'acquarello. E adesso continuiamo a parlare appunto dei colori di acquarello. Allora, il guazzo, che sarebbe la tempera, ecco, può tornare utile anche nell'acquarello il bianco. Questo è un acquarello. L'avevo trovato in una, non mi ricordo, confezione forse, perché vendono anche le confezioni di tubi. Comunque consiglio di usare il bianco della tempera. Ecco, quindi ecco, consiglio di avere anche un tubetto bianco che vi potrà tornare utile per tanti lavori. Quindi non dimenticatevi di avere un bianco. C'è
C'è un'altra scuola di pensiero, ecco, ci tengo a dire questo perché io devo dire le cose come stanno, non è che dico la mia opinione e basta. Ci sono persone che dicono che è sbagliato usare il nero e il bianco nell'acquarello, ossia gli acquarellisti più puri, diciamo, non vogliono il bianco, quelli integralisti, non vogliono l'uso né del bianco né del nero perché dicono che l'acquarello appunto è un lavoro di trasparenza, eccetera, eccetera. Ecco, qua per esempio non ho fatto nessun uso di bianco. Però altri usano il bianco per fare per esempio dei riflessi. Quindi sono scelte. Io personalmente lo uso poco, però preferisco esserne provvista. Comunque, vabbè, queste sono scelte come ho già detto prima. E abbiamo iniziato quindi a fare la lista. I gialli, quindi io quello che consiglio sono il giallo dell'aureolina, eccolo qua, come ho detto prima. E poi un giallo sempre tipo limone, un giallo. Perché sono due gialli e consiglio anche due rossi. Ecco, adesso ti spiego. Prima ti dico la lista, poi ti spiego perché due. Allora, rosso, questo è il rosso alazzarina e il rosso cadmio. Poi i blu che consiglio sono oltremare. E il cobalto che è, eccolo qua, da Van Schmincke, che è un'altra marca ottima. Queste sono tutte marche ottime, la Schmincke, la Daniel Smith e la Rembrandt e la Winsor & Newton sono le marche preferite degli acquarellisti. Molti vi diranno, ci sono quelli che sono fissati proprio con la Daniel Smith, altri sono fissati con la Schmincke. Io uso un po' di tutto e mi sono trovata bene con tutto, ovviamente sono marche buone, quindi ecco. E poi un'altra marca ottima è la Lucas, fa un'ottima relazione qualità-prezzo. Anche questa è una serie artisti, questa che ho. Quindi verde smeraldo viridiana, che sarebbe una specie di verde smeraldo. E questo non so come si dice in italiano, ochre light green. Dicevo, non so come si dice in italiano, ochre light green. Dicevo, non so come si dice in italiano, ochre light green, boh, vabbè, comunque una specie di verde di questo genere. Questi due verdi non sono essenziali, però io li consiglio l'uso del verde se ti piacciono i paesaggi, eccetera. Ti spiegherò anche dopo perché. Anche se la migliore cosa è ricavare il verde da soli, comunque io non escluderei anche l'uso del verde. Ti spiegherò dopo perché. Allora, comunque abbiamo, ecco, le terre, poi c'è un altro colore essenziale. Eccolo qua. Quindi che abbiamo scelto? Terra di Siena, terra d'ombra e terra di Siena bruciata. Queste sono le tre terre essenziali, secondo me, sia per fare i paesaggi che il carnato. Allora, per il carnato, con questi colori che vedi qua, potrai ricavare tanti. Puoi ricavare tanti tipologie di carnato, quindi ti possono tornare utili questi colori qua, sia per fare i ritratti che i paesaggi. Ecco, con questa, diciamo, questa serie puoi ricavare tante opere, appunto, come ho già detto prima. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 colori per iniziare. Se ti piace fare i ritratti, ecco, io ti consiglio anche in bianco, magari puoi fare i riflessi degli occhi, le pupille, eccetera, eccetera. Allora, perché 2-2-2-2? Te lo spiego qua, che faccio prima. Ecco, ti faccio vedere che qua è più facile vedere il rosso. Questo è il rosso di cadmio, questo è il rosso di alazzarina. Alazzarina è leggermente più rosso, è più sulla rosa, come, ecco, ecco, qua è più facile da capire. Per esempio, per ricavare questo rosa ho usato la lazzarina, eccolo qua, vedete? Ho usato la lazzarina e per usare invece questo tipo di rosso qua è il cadmio, vedete che sono due diversi. Uno è leggermente più freddo e l'altro è leggermente più caldo, ecco perché. Perché uno, anche qua, ho usato due blu. Eccolo, questo è il blu di cobalto. E qui ho mischiato l'oltremare con un pochino di terra per dare più l'effetto grigio. Ecco, l'ho ricavato mischiando. Anche qua, per fare le foglie, ho usato molto giallo.
Ho usato molta aureolina e ho usato poi aureolina con sia il cobalto che l'oltremare. Quindi qua non ho usato nessun verde, mentre il verde smeraldo l'ho usato per la coda. Però ho mischiato anche un pochino di blu. Ecco, vedete, quindi ho mischiato un po' di colori. Questo colore qua, che è una specie di violetto leggero, che è molto bello secondo me, a me piace tanto il viola, lo ricavo sempre con i vari tipi di blu e rossi. Vedete che ho diverse sfumature di viola, ecco perché consiglio due, caldi e freddi. Ma ecco, dopo quando farò la dimostrazione pratica magari sarà più facile rendere l'idea. Quindi questi sono i colori base che io consiglio per iniziare l'acquisto. Se sei nuovo, se tu hai già i colori, sai quelli che hai, però ecco, io consiglio, ecco, la mia maestra all'epoca d'arte mi disse: compra le terre, che sono i colori più essenziali e appunto i colori primari. Quindi questa è la lista che ti darei io. Anche qua, ecco perché ti faccio. Allora, iniziamo con i fogli. Allora, iniziamo con i fogli. Questa è la chanson, che è un blocco schizzi, come vedete con gli anelli. È comodo perché, ecco, poi rimangono tutti con, insomma. Sono tipo degli appunti che ti tieni sempre. Io qua faccio delle annotazioni sulla tecnica. Qua, per esempio, ho fatto delle comparazioni su diverse tecniche. Questa è una tecnica pittorica che non so se si vede bene, dove uso il sale. Quando voglio sperimentare, eccetera, spesso uso appunto questo blocco, così mi rimangono tipo appunti. Vedete? Qua ho usato il sale, qua invece ho usato l'effetto bagnato su bagnato. Vedete la differenza? Qui invece bagnato sull'asciutto. Ecco, qui ti faccio anche delle piccole introduzioni sulle diverse tecniche utilizzabili. Bagnato sul bagnato. Questo è il pennello asciutto, vedete come traccia diversamente. Qua invece non ho usato il sale, ma sono delle gocce sul bagnato. Ma ti farò vedere più avanti come alcuni appunto esercizi che si possono fare sulle diverse tecniche. Qua è sempre un altro tipo di blocco che è ottimo, Arche, che sono, ecco, questi sono i blocchi preferiti degli artisti. Quasi tutti gli acquarellisti amano questa marca qua e la Fabriano. Io sono più sulla Fabriano, devo dire la verità. Io preferisco la Fabriano, mi trovo meglio. Consiglio sempre di acquistare almeno 300 grammi. 300, perché 300? Perché lo spessore dei fogli è superiore. Spesso i fogli leggeri insomma, si arricciano con più facilità, oppure il foglio leggero assorbe meno acqua, quindi assorbe meno colore. Ecco, io consiglio, almeno per me, di usare almeno 300 grammi. Questo per esempio è l'altro, in questo blocco schizzi pure vedete, sono 300 grammi. Poi un'altra cosa che volevo dire, che è molto importante, è che vendono anche i fogli sciolti. Ecco, quindi serve la tavolozza, una tavola di compensato. Io consiglio sempre una tavola di compensato di legno, guardate. Io all'inizio, la mia prima tavola di compensato, mi ricordo, ecco, l'avevo acquistata dal falegname. Avevo chiesto al falegname di tagliarmi una tavola e di. Eccolo qua. Questo, non so se si vede, spero che si capisce bene. Comunque, perché la tavola di compensato? Perché quando inizi poi a dipingere, adesso ti faccio vedere un esempio qua. Hai bisogno appunto di una base. Qui per esempio avevo usato la tavola di compensato, l'avevo, ecco, saldato con lo scotch. Vedete? Perché è una cosa che molti magari non sanno, l'acquarello, a differenza di altre tecniche, appunto, avendo o anche la tempera magari, più l'acquarello veramente, comunque, richiede appunto tanto uso dell'acqua. E spesso il foglio si arriccia. Ecco,
Quindi insomma, bene saldare l'acquarello, potete, vendono anche le tavole di questo genere, di compensato, vedete? Però io metto sempre lo scotch ai lati. Questo è ancora un lavoro che non è terminato, quindi, perché io lavoro con molto, con le tecniche delle vellature anche, che vi farò, spiegherò più avanti. Comunque. E quindi quello che consiglio è anche avere una tavola di compensato oltre che il blocco. Poi abbiamo fatto la lista, lo scotch, abbiamo detto i colori, i fogli. Un'altra cosa è appunto lo scotch. Io uso questi qua di carta, mi trovo molto bene. Ci sono anche molti che ultimamente, molti artisti usano la washi tape, ma io mi sono sempre trovata bene con questi. Ovviamente se trovo una washi tape la acquisterò e la proverò, però a volte, ecco, costa pure per una cosa di costi, questo mi costa di meno della washi tape, insomma, ed è buono, quindi inutile che compri una cosa carina. Poi vedo le washi tapes che sono molto carine, non so se avete presente la washi tape, praticamente hanno dei disegnini sui bordi, mi sembra un peccato poi buttarli via. Vabbè, comunque. Andiamo avanti e parliamo di dei pennelli. Questi sono pennelli grossi che servono, sono pennelli dove uso per imbrattare più il foglio di acqua più che per colorare. Molti li usano anche per colorare. Comunque nel mio caso io li uso più per, appunto, per imbrattare il foglio, diciamo, di acqua. Questo è un altro tipo di pennello che suggerisco, piatto grande, faccio spesso il cielo, il mare, eccetera, eccetera. Questo è un altro pennello per i dettagli, all round, c'è scritto, sarebbe tutto tondo. Consiglio anche questa tipologia di pennelli che li fanno sia la Winsor & Newton che la Raphael, che diverse marche, anche la Da Vinci penso che li faccia. Comunque questa è una Winsor & Newton. Si chiamano pennelli mop perché assorbono tanta acqua. E questi pennelli sono costosi, però io vi dico che vedrete, questo ha perso la vernice perché c'ha più di 6 anni, li uso da anni e quindi penso che comprare un buon pennello sia un buon investimento. Li uso da anni e insomma li riesco a mantenere bene. Perché è molto importante anche la manutenzione dei pennelli per una grande duratura, maggiore duratura. I pennelli migliori secondo me sono quelli della Winsor & Newton, anche questo per dei dettagli all around, vedete qui. Questo è il numero 4, Shape 3 Gold. Continuiamo a parlare sempre di pennelli, sia la Shape 3 Gold che la Arty sono due serie diverse della Winsor & Newton. Shape 3 Gold mi pare che sia misto. Misto di peli, vedete c'è scritto qua Synthetic. Io cerco sempre di usare più possibile i pennelli sintetici. Questo invece mi sembra che era pelo di martora, mi sembra, non ne sono sicuro, non mi ricordo. C'è una serie costosissima che si chiama numero 7 della Winsor & Newton che usa il mi sembra pelo di martora o di scoiattolo, non mi ricordo quale, e costa tantissimo. Io ripeto, preferisco usare quelli sintetici. Un altro pennello sintetico con cui mi trovo molto bene, eccolo qua, University, sempre della Winsor & Newton, vedete che c'è la punta bianca. Anche la Skoda fa dei ottimi pennelli sintetici, perla. Riuscire a dipingere tantissimi dettagli con questi pennelli. E quindi quello che consiglio io è di avere almeno uno piatto grande per insomma, imbrattare il foglio, diciamo. Poi consiglio di avere un pennello tondo grande per disegnare i dettagli del cielo, nuvole, mare o al carnato, anche per il carnato. Un pennello quindi piatto grande, anche questo consiglio, e almeno uno di questi qua, mop. Non so come si dice, se in italiano c'è un nome, non lo so, si dice mop, boh. Mop sarebbe tipo mocio di leda, sapete? In inglese si dice anche il mocio di leda mop, non so adesso com'è. Posso trovare la parola giusta? Comunque, vabbè, questo è quello. E poi dei pennelli sintetici per i dettagli.
comprate almeno due, queste quattro, però c'è la punta molto sottile. Anche uno se volete, dipende quanto dipende, o due, dipende che misure usate quando dipingete in piccolo. Io per esempio però ecco, con il 2 riesco a disegnare i dettagli come gli occhi, eccetera. Dipende poi dalla quantità, insomma, dal formato che usate, insomma, con più frequenza. Quindi questa è la base, diciamo, i pennelli essenziali che io consiglio. Una matita, giustamente, serve sempre anche una matita, sia per fare gli schizzi che magari le basi. E la carta da cucina, molti usano la carta igienica, la maglia della carta igienica non mi piace perché rimane. Si spezza quando, a volte serve anche la carta per asciugare i pennelli al volo quando si dipinge. Insomma, io consiglio questo tipo di carta qua. E la matita, abbiamo detto la matita, e poi questa è una cosa che si chiama mascherina, che è di gomma. La Sennelier è un'altra marca ottima che fa anche dei colori ottimi. Molti consigliano anche i colori della Sennelier. Io purtroppo non li trovo, almeno dalle parti mie, i colori. Comunque, questa mascherina è ottima, di qualità. Anche la Winsor & Newton fa un'altra mascherina, quindi vedi tu che marche usare. Comunque, le migliori marche sono, abbiamo detto, la Sennelier, la Winsor & Newton, Daniel Smith e Sminking. Queste sono le marche preferite degli artisti, diciamo. La Rembrandt, ecco un'altra marca buona, la Rembrandt. Io conoscevo una ragazza che andava qua all'accademia, a una scuola in Svezia, io abito in Svezia, tra parentesi, e mi ha detto che a lei gli avevano consigliato di usare la Rembrandt a scuola. E quindi questa è la lista base. Penso che per adesso possa bastare così. Grazie per avermi seguito fino a qua. Se non hai ancora visto il mio Instagram, ti invito anche su Instagram, dove vedrai magari diversi lavori miei. E per adesso ti auguro buona pittura. Grazie, ciao, al prossimo video.